Senti, ti chiamo per farti qualche domanda, ma su cosa? Sull'indagine Eurisco e sulla possibilità, insomma, degli speaker, giornalisti radiofonici che passano ad altri gruppi editoriali. Non so di cosa stai parlando. Platinette che va, Chiambretti, Fabio Volo che Sì, passano. alcune cose le so, sì. Cosa ne pensi, insomma? Ma mi pare una cosa assolutamente normale, esiste un mercato per la televisione, esiste un mercato anche per la radio, anzi forse è rimasto bloccato per troppo tempo. Io penso che sia una cosa normale, Platinette che va da una parte e dall'altra, Fabio Volo che lascia la Radio DJ per andare a Radio 2. Non mi sembra una cosa particolarmente strana, insomma. Circola voce che Cruciani possa passare a Gruppo Finelco, che comprende tra gli altri al suo interno Radio Monte Carlo e Radio 105. Io non so da che cosa. Se mi hai chiamato per questo, ti dico subito che non. Primo che non rispondo, secondo che non c'è niente di vero. E perché non rispondi? Anzi, dico non, non, diciamo che non rispondo, cioè non rispondo perché non c'è niente di vero, non so da dove. Ho letto anch'io qualcosa, ma sono cose inesistenti. Quindi la Zanzara resta Radio 24? Ma ti ripeto, cioè, se mi hai chiamato per una cosa di questo tipo, cioè non, a parte che la Zanzara è un prodotto di Radio 24, per cui se tu mi hai chiamato per sapere, perché va benissimo, cioè, se tu mi hai chiamato per sapere se Cruciani Parenzo restano a Radio 24 da settembre, io non ti rispondo. Non ti rispondo perché semplicemente perché non c'è nulla, cioè non c'è nulla di. Cioè non c'è niente, per cui non essendoci niente, come ti posso rispondere? Cresci, cioè non. Ho capito. Va bene, tranquillo, non c'è problema se non c'è No, no, niente. no, figurati, ma non c'è, cioè, figurati, ognuno con me, sono abituato a fare, cioè, Insomma, faccio ogni giorno domande a persone che non vogliono rispondere, per cui figurati, o che non possono, o che in questo caso non è che non voglio perché devo nascondere qualcosa, non, proprio non saprei come risponderti, perché non, come se mi domandassi, cioè, no, vai a, che ne so, sulla Luna, cioè, non, no, sulla Luna magari no, perché è una cosa un po' più difficile, insomma.